tutti, oggi sono qua per rispondere alle vostre domande che mi avete lasciato su Instagram. Nel caso non mi seguiste, vi consiglio di farlo perché sono molto attiva, vi parlo delle letture che sto facendo, quelle che programmo di fare, le cose che sto amando al momento, ci sono anche delle foto video di gatti. Da quando c'è la possibilità di salvare alcune storie nel profilo, ne ho approfittato per fare diverse raccolte, quindi se vi interessa mi trovate anche lì come Cibis The Way. Detto questo, direi di iniziare immediatamente. La prima domanda è di Sylvie Time Turner. Prima di Agatha Christie, qual era il tuo autore preferito? Complimenti per i tuoi video, sei sempre una fonte di ispirazione per me. Grazie mille. Prima di Agatha Christie... È difficile perché non ho mai pensato di avere un autore preferito, anche adesso non è l'unica scrittrice che mi piace. Mi verrebbe da dire J.K. Rowling perché sono sempre stata un po' fissata con Harry Potter, mi piaceva tanto, ho riletto e riletto un sacco di volte i suoi libri, quindi... Alessia Otaku, ciao Cibi, i tuoi genitori cosa ne pensano di tutte le tue passioni? Devo dire che sono sempre stati molto di supporto, mi hanno sempre sostenuta nelle mie passioni. Ma è anche vero che non sono una persona molto espansiva e quindi non parlo sempre di quello che mi piace fare o di quello che sto facendo in realtà. Quindi, però, quando lo sanno, sono sempre stati abbastanza di supporto. Ti hanno mai imposto qualcosa che ti ha resa infelice? Non credo. Guardi anche le serie TV? Sì. Se sì, quale stai guardando attualmente? Anime che stai guardando attualmente? Mi puoi salutare, mi chiamo Alessia. Un bacione, continua così. Ciao Alessia innanzitutto. Allora, di serie TV ne sto guardando, ma in realtà sono dei rewatch. Nel senso, l'unica serie che sto guardando tutti i giorni è CSI. E io ho rivisto CSI tantissime volte, però mi piace rivederlo perché a volte mi dimentico dei casi, a volte ci sono degli episodi che magari mi sono sfuggiti. Quindi è, diciamo, l'unico momento che mi prendo nell'arco della giornata per guardare effettivamente la TV. Se no, di serie nuove al momento non ne sto seguendo. Anche se mi piacerebbe tanto guardare The Resident, ovvero lo specializzando, un po' perché mi sento tanto nel mondo e sono molto curiosa, e poi il protagonista, almeno uno dei protagonisti, è Logan, l'attore che faceva Logan in Una mamma per amico, ho detto tutto. Maria Chiara 1419, ciao Doni, volevo chiederti, in una tua storia un po' di tempo fa hai detto di aver preso dei manga in un sito, ma non ricordo il nome, me ne consiglieresti alcuni? Ti adoro, un bacione. Allora, non so se dovrei consigliarti dei siti o dei manga, comunque vi lascio nelle schede, qua sotto in descrizione, la playlist con tutti i consigli manga, c'è un video sugli shoujo che vi consiglio, spesso faccio anche dei video proprio sui manga. Una delle ultime serie che ho iniziato è Lo Continuo, in cui vi parlo dei numeri 1 usciti recentemente. Trovate diversi consigli nella playlist. Per quanto riguarda invece dove acquistare manga, mi affido principalmente ad Amazon e Pop Store. Amazon, per quanto riguarda principalmente i fumetti Star Comics, trovo praticamente tutto lì. Mentre quelli della Panini, della Flashbook, anche il J-Pop trovo facilmente su Amazon. Le altre invece difficilmente, quindi mi affido a Pop Store. Non mi piace tantissimo come sito ultimamente perché ha dei tempi esasperanti, cioè ci vuole almeno un mese per quanto mi riguarda perché arrivino i fumetti, una cosa che mi dispiace perché all'inizio il servizio era più rapido e hanno comunque un bel catalogo, ci sono tanti fumetti, soprattutto le serie in corso, fanno l'11% di sconto su tutti i volumi, insomma. Le spese poi sono gratis, quindi era molto vantaggioso, ma se posso ultimamente preferisco non acquistare online. Io andrei volentieri in fumetteria e darei tutti i miei soldi alla fumetteria se ce ne fosse una funzionale che avesse i fumetti che cerco. Sofia Mazzocchi, che genere di musica ascolti? Vai spesso al cinema? I tuoi video mi tengono sempre compagnia, in più credo che ci siano sempre contenuti di qualità. Un bacio. Grazie mille, mi fa veramente molto piacere. Soprattutto in questo periodo in cui sono un po' demoralizzata per quanto riguarda i video. Comunque, che musica ascolto? Non ascolto tantissima musica. Quando ascolto musica però ascolto musica per lo più commerciale. Ci sono delle piccole cose che magari non sono proprio commerciali, però... principalmente quella, mi lascio molto ispirare, ho poi i miei classici preferiti, diciamo, come la colonna sonora di Moulin Rouge, mi piacciono diverse canzoni di Taylor Swift,
Ed Sheeran. Mi piacciono molto anche le primissime canzoni di Enrique Iglesias. Quando ero più giovane andavo matta per Britney Spears e i Blue. Ultimamente sto ascoltando anche canzoni un po' diverse, giapponesi, colonne sonore magari di film d'animazione o di film che mi sono piaciuti particolarmente, o le opening dei miei anime preferiti. Mi sembra di averlo già detto una volta in un video, non ricordo quando, ma c'è una ragazza qua su YouTube, Amali, se non sbaglio, comunque vi lascerò il suo canale qua sotto in descrizione, che fa le cover delle opening degli anime e ci sono delle cover bellissime che io mi riascolto spesso, come ad esempio quella di dell'Attacco dei Giganti. Ha fatto una versione tipo Ninna Nanna, bellissima, veramente struggente, molto molto bella. E mi piace anche la sua versione della opening di Erased, perfetta. Benny Books A. Avete mai preso in considerazione l'idea di prendere anche un cagnolino? Un abbraccio. Ultimamente no. Io in realtà avevo un cane anni fa, prima di incominciare questa scalata verso i gatti. Mi piacevano tantissimo i cani e non ho nulla contro i cani, nemmeno oggi. Semplicemente ho avuto un'esperienza, diciamo, molto difficile con il cane che avevo. Sono rimasta molto ferita e un po' traumatizzata da quell'esperienza. E il fatto di essere cresciuta poi e di aver vissuto con i gatti, di averli scoperti, mi fa dire che non sarei contentissima di prendere un cane in questo momento. Preferirei un gatto o nessun animale, perché sono comunque molto impegnativi e se non ci si può dedicare completamente a livello di tempo, di soldi e quant'altro, è meglio secondo me non adottare un animale semplicemente per il gusto di farlo. Aborro anche i regali, regalare degli animali è qualcosa che secondo me non si dovrebbe fare, però è un mio pensiero. Lovely Comics, so che è difficile scegliere, bene, ma c'è un manga che ti porti nel cuore? Uno che per un motivo o per un altro ti ha toccata nel profondo o a cui sei particolarmente legata rispetto agli altri che hai letto? Allora, così sul due piedi mi verrebbe da dire House Club, forse perché è la prima serie che ho iniziato a comprare e poi concluso mentre era ancora in corso, se non sbaglio. Forse perché avevo visto prima l'anime e mi era piaciuto tanto, e forse perché rappresenta un po' anche il mio punto di inizio nel vero mondo dei manga, diciamo così. Da lì poi ho iniziato ad acquistare regolarmente in fumetteria, anche ad ordinare, a seguire le nuove uscite. Mi ricordo che avevo chiamato anche i miei scoiattoli con i nomi dei personaggi di House Club. Insomma, quando penso al manga e all'anime di House Club ho tanti ricordi molto molto felici. È qualcosa che mi rende felice. Mi piacerebbe rileggerlo adesso che ci penso. Marty Yagami, come è nata la tua passione per i fumetti? Qual è il tuo fumetto preferito? Comunque amo molti video che porti sul tuo canale. Grazie. Allora, la mia passione per i fumetti è nata quando ero bambina. I miei genitori mi compravano Topolino, Asterix e Obelix, e io quindi leggevo questi fumetti qua. È capitato che leggessi anche le Witch e poi sono passata ai manga, leggendo il primissimo, penso fosse Mars, La Madonna della Ghirlanda e House Club. Sono stati i miei primi tre manga che ho acquistato in fumetteria. Diciamo che fin da bambina mi piacevano i disegni e i colori. Io sono totalmente negata a disegnare, però mi piaceva leggere le storie disegnate. E poi diciamo che con il tempo sono cambiate un po' di cose, perché da Topolino sono passata ai manga, e poi dai manga al fumetto di nuovo italiano, poi quello straniero, quello americano, per poi ritornare a quello italiano. Mi piace molto sperimentare e provare cose diverse. Mi piace l'arte in generale, le cose belle, non soltanto dal punto di vista estetico. Books and Bijou, qual è il libro fumetto che ti sarebbe piaciuto scrivere? È una domanda complicata, nel senso che ci sono tanti libri che mi sono piaciuti tanto e che a volte penso, caspita, ma è come se fosse stato messo per iscritto quello che sento io, come capita nel caso di Banana Yoshimoto. Non al 100% chiaramente, però ci sono alcuni libri come Presagio Triste, Il Lago, ci sono alcuni punti che sembrano... mi sembrava di leggere qualcosa di mio, ecco.
Io però non ho l'ambizione della scrittura, non mi piace l'idea che qualcuno legga quello che scrivo io, al di là del blog, ovviamente, qualcosa di mio personale. Sono molto restia a far leggere le mie cose perché ci tengo, sono cose totalmente intime, mie personali. Non mi piace l'idea di scrivere un libro o un fumetto, per quanto bello possa essere, non penso di avere l'estro necessario per poter scrivere, l'aspirazione, la tecnica, il talento, ecco. Se potessi ipoteticamente resettare la tua vita, chi ti piacerebbe essere, cosa ti piacerebbe fare, avere e dove ti piacerebbe vivere? Ciao Doni, ciao Linda, grazie mille. Allora, resettare la mia vita, mi piacerebbe vivere in un mondo in cui Poirot esiste. Mi piacerebbe vivere in Inghilterra assieme a Poirot, comunque conoscerlo, essere sua amica conoscente non mi interessa. Mi piacerebbe fare la vita che leggo nei libri di Agatha Christie e che vedo poi nelle sue trasposizioni in TV, in particolare il mondo di Poirot è qualcosa che mi affascina veramente tanto. In alternativa, una domanda che mi ha fatto anche qualcun altro, dove ti piacerebbe vivere se potessi tornare indietro nel tempo? Mi piacerebbe essere una regina egizia. Che cosa bella! Mi immagino con i vestiti, i gioielli, lo sfarzo. Mi piacerebbe tanto. Queste erano quindi le mie risposte alle vostre domande. Vi consiglio di tenere d'occhio Instagram per futuri Ask Cibi. E niente, se avete altre curiosità fatemi sapere. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!